fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto. Gli stavano antipatici pure gli orologi. Li riteneva superflui. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste. Come sarebbe, dottore, non esiste? Seguitemi. Il passato non è più. Il futuro non è ancora. Il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Non lo so. Voi potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Non ho capito. Qualcosa che, per la quale potete dire è accaduto adesso? Stammi a sentire. Se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso? E come non è accaduto? Voi voi l'avete fatto? No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto. Quindi il rumore è passato. È passato. Mo' è presente, mo'! Perché? Perché mo' lo fate. Vuoi dire che lo farò? Lo farete. Allora è futuro. È futuro. Invece è passato. Ma fottuto.